Clochard. Più elegante chiamarlo clochard, perché ormai la parola barbone ci fa paura, come ci fa paura avvicinarci, perché sconosciuto si nasconde sotto vesti logore e sporche. Eppure c'è un cuore che batte, che ha ansimato tanto prima di ridursi così. Illuso, stanco e amareggiato per tanta fatica inutile, di chi ha perso ogni cosa, abbandonato dalle forze, lascia tutto per vivere ai margini. È ormai libero dalla schiavitù del tempo e dagli obiettivi mai raggiunti, per rovistare in un cassonetto e raccogliere lo spreco che lo ha rovinato, di chi egoista non è stato capace di voltarsi indietro a tendergli una mano. Si trascina con i suoi sacchetti lo stretto necessario. Sceglie di vivere e sopravvive, scegliendo un marciapiede poco trafficato, sotto un porticato, la sua casa, un cartone e qualche coperta. Ora non ha più bisogno di proteggere quel che ha. Quando giunge la sera, di chiudere la porta dell'uscio ancora aperta.